Allora, cagnolino, andiamo. È il momento di fare una visitina a casa. Ah, che ricordi. È passato un sacco di tempo già da quando sono uscito. Sai, il cielo non era così stellato quel giorno. Era molto luminoso. C'era davvero un sacco di sole. Un sole che non avevo mai visto. Un sole che loro non hanno mai visto. Un sole che mio padre non vedrà mai più. Beh, la password la sappiamo. Non pensavo che sarei ritornato. Ma eccomi di nuovo qui, amata. Ho risposto alla tua chiamata. Ehi! Fermati dove sei. Non so come tu abbia fatto entrare, ma aspetta. Gomez! Aspetta un attimo. Sei tu? Sì, da quanto tempo? Ti conoscevo con tutta quella polvere e quella sporcizia addosso. Lo so, non è facile stare là fuori. Immagino che questo spieghi come hai fatto ad aprire la porta. Hai più esperienza tu al riguardo che tutti noi messi insieme. Vedi tu. Come vanno le cose qui? Pensavi di poter entrare come se niente fosse. Non prenderla male, ma probabilmente dovresti voltarti. Hai ragione. Le cose, beh, non sono andate molto bene da quando tu e tuo padre avete lasciato il Vault. Ho sentito il messaggio, infatti. Questo non è più il Vault felice in cui hai passato l'infanzia. Ci sono problemi seri. Ho sentito. Cos'è successo da quando non ci sono più? È piombato tutto nel caos, ecco cos'è successo. Tuo padre ha aperto quella porta, gli insetti hanno iniziato ad attaccare e la gente è impazzita. Quando la situazione si è calmata, c'erano un sacco di... Per gli insetti. E non molte risposte. Anche il fatto che il nostro dottore se ne fosse appena andato non è stato di grande aiuto. E anche suo figlio che seguiva le sue orme. Sicuramente non sarebbe felice se fosse ancora vivo. Mi dispiace. Era un buon amico, nonostante tutte le cose che sono successe qui. Ho sempre pensato che sarebbe stato bene fuori. Molta gente ha iniziato a pensare che avesse avuto l'idea giusta. Di solito era così. Quindi, se fuori era sicuro, perché rimanere qua giù a vita? Al soprintendente la cosa non piaceva affatto e ha iniziato a reagire duramente a quel tipo di pensieri. Immagino non programmasse un tour. Immagino una bella dittatura allora. E adesso? Probabilmente dovrei dichiararti in arresto e portarti dal soprintendente. Ma onestamente so che è meglio non farlo. Intanto qualche vecchio amico pensa che aprire il Vault sia una buona idea. Scommetto che quei ribelli vorrebbero parlare con te, ora più che mai. E chi sono questi ribelli? Se vuoi, puoi andartene come se non avessi mai rimesso piede qui. Per il mio rispetto verso tuo padre, non dirò nemmeno che ti ho visto. Ma non potrei farlo, e lo sappiamo. D'accordo, vado a vedere se posso sistemare la situazione. Beh, ok. Ma fai attenzione laggiù. Il volto è cambiato, te l'assicuro. Lo vedo. Aspetta quella porta e al mi sembra che le cose si mettano male. Vai pure. Sai che non posso farlo, Freddy. Ora torna sotto, prima che debba fare qualcosa di cui ci pentiremo entrambi. Cosa? Hai intenzione di rinchiudermi come hai fatto con Broch? Non puoi imprigionare un serpente del tunnel, perché siamo i più forti. Stai indietro! Ancora con questa storia? Taylor, smettila di sparare, dannazione! Non ne sai abbastanza per stare alla larga da qui. E tu non sei troppo vecchio per fare questo lavoro? Ho perso la mia povera moglie Agnes, ecco cos'è successo. In tutto quel caos e quei combattimenti, il suo vecchio cuore non ce l'ha fatta. Mi dispiace, Taylor. Devo andare ora. Sì, devi. Credo che tu possa vedere quanto le cose vadano male qua giù. Scusa, dove stavamo andando? Dal sovrintendente. Spero che tu sappia cosa stai facendo. Non credo che sarà felice di vederti. No, non lo credo neanch'io. Ti porterò da lui. Anzi no, portami da Amata. Ok. Spero che nessuno faccia troppe domande. Speriamo, andiamo. Sovrintendente, sono a casa. Andiamo, portami da Amata. Poi farò un giro da queste parti. Si dice di solito casa dolce casa, eh? Beh, non vedo nulla di dolce qui. Non vedo torte di compleanno e neanche rotoli dolci. Non c'è assolutamente nulla di quello che ricordavo. Amata è lassù, nella clinica, con gli altri. Ti porterei più vicino, ma non vanno d'accordo con la sicurezza. Buona fortuna. Grazie, Gomez. Posso passare? Dannazione. Guarda chi è tornato nel volo. Guarda chi è strisciato fuori dal volo. Mi vogliono davvero le palle per tornare qui dopo tutto il casino che tu e tuo padre avete fatto. Ma
Se devi tornare, potresti anche renderti utile. Devi aiutarci. Aiutarti? Ti ho già aiutato con tua madre. Che genere di aiuto vi serve? Che tipo di aiuto credi che intenda? Avrai saputo dei cambiamenti che ci sono stati dopo la tua partenza, giusto? No, non li vedo, giusto? I cambiamenti. Sembra tutto I uguale. I morti, le bugie, la storia della chiusura del soprintendente ti dicono niente. Ehi, sarebbero corsi qui molto tempo fa se non sapessero che ho rubato una delle loro pistole da quando hanno dichiarato la legge marziale. Ottimo. In ogni caso, devi aiutarci a uscire da qui. Devi aiutare me a uscire da qui. E perché vorresti andartene? Perché tutto lassù deve essere meglio che una vita sempre uguale a se stessa in questo buco. È tutto meglio là fuori, che non lo vedi? Qua giù farò sempre lo stesso lavoro, mangerò lo stesso cibo e starò con le stesse persone, per sempre. Tu e tuo padre avete avuto l'idea giusta. Uscire da questo buco e farvi la vostra vita. Sì, io mi sono preso una cicatrice in testa, ho un pezzo di cervello mancante e sono diventato uno schiavo. Mio padre è appena morto, ma come vedi sono in compagnia di un bellissimo cane, quindi... Cosa faresti là fuori? Fonderò una banda, naturalmente. Ovviamente. Saremo la banda più forte e più figa che la zona contaminata abbia mai visto. Certo, come Ehi, no? Se giochi bene le tue carte, forse ti permetterò anche di unirti a noi, eh? Ah, certo, certo. È molto più probabile che un giorno sarai tu a seguire me e a seguire i miei ordini. E comunque sono già nei serpenti del tunnel. Sì, ma sto pensando a una nuova banda. Sai, non staremo più solo nei tunnel. E quello è vero, effettivamente. E poi ci saranno molte altre persone che vorranno farne parte. Sarà una dura lotta. Sì, ma io sono membro onorario, Butch, sappilo. Oh, mi fa piacere vedere che hai deciso... Signora Palmer, è ancora viva! Là fuori può essere pericoloso per quelli della tua età. Beh, per lei è meglio se rimane qua allora. Ce l'ha un rotolo dolce? Guarda chi è che sta facendo la dottoressa. Oh mio Dio, sei di nuovo qui! Hai ricevuto il mio messaggio e hai deciso di tornare. Beh, ho sentito la tua voce e sono venuto ad aiutarti. Come avrei potuto non farlo? Oh, grazie. Dopo la tua partenza la situazione è precipitata. E ora che sei di nuovo qui... Puoi aiutarci a sistemare le cose. Me lo auguro. Non posso certo lasciare questo posto nel caos. Caos è dir poco. Qua giù è un vero incubo. Sono morte delle persone quella notte. E tutto perché mio padre è impazzito per impedire a qualcuno di aprire Ehi, il Vault. Non dare la colpa a noi. Peggio. Abbiamo scoperto che il Vault era già stato aperto prima. E ci hanno mentito per tutta già, la vita. Già, lo so, lo so. Ed ecco perché ho trovato delle tute del Vault qua fuori. Ho saputo che avevano mandato un paio di persone in esplorazione molto tempo fa. Forse la tuta apparteneva a loro. Ma può essere. Ho scoperto che il Vault è stato aperto, ma per qualche motivo l'hanno chiuso quando eravamo piccoli, giurando di nascondere che fosse successo. Beh, io sono nato fuori, quindi... Ma poi Jonas è morto. E ci tengono chiusi qui. Tutto per proteggere l'assurda utopia di rimanere incontaminati dal mondo esterno. Già, peccato che io sia nato fuori e sia un piccolo bastardo. Comunque sembra che tuo padre sia impazzito. Hai assolutamente ragione. Si direbbe che non vogliamo abbandonare il Vault o qualcosa del genere. Beh, Butch vuole farlo, ma è troppo codardo per uscire da solo. Abbiamo creduto che uscire all'esterno ci avrebbe ucciso e che le cose sarebbero sempre rimaste uguali qui. Ma adesso sappiamo che non è così. Eh già. Dopotutto, è stato sufficiente per far scappare te e tuo padre, quindi deve esserci Non c'è voluto molto. Fuori. Comunque, perché sta facendo tutto questo tuo padre? Non lo so. Forse pensa di proteggerci, ma in realtà ci sta condannando. Pensavo che solo i pazzi non cambiano. Volere un mondo migliore per i propri figli, no? Bene, un nuovo mondo ci aspetta appena fuori da quella porta e noi non ci arrenderemo finché possiamo raggiungerlo. Sì, se riuscite a raggiungerlo. Penso di avere una soluzione. Lo spero proprio. Non possiamo continuare così. Fermerò tuo padre, non ti preoccupare. Lo farai. Si è ringraziato il cielo. Qualunque cosa io dica, lui non ascolta. Passa tutto il giorno di sopra, nel suo ufficio. Ma tu hai girato davvero là fuori, quindi puoi dirgli com'è basandoti sulla tua esperienza in prima persona. E su tutto il casino che Però, c'è là fuori. Ti prego, non compiere gesti avventati e non fargli del male, ok? Non l'ho fatto quella notte, non lo farò oggi. Credo che questa ormai sia diventata una bugia. Comunque ha cercato di ucciderti. Beh, sì, ma potrà aver fatto cose terribili, ma è pur sempre mio padre, capisci? Sì, sì, per favore, lo capisco. Fallo per me, non fargli del male. Vai, tranquilla. Cercherò di non fargli del male. Sei ancora in vita! Eh già. Lo sai che tu non eri bravo neanche a tagliare le torte? Perché stai facendo tutto questo, Andy? Ah, un altro paziente. Cosa devo farti, eh? Appendicectomia? Tonsillectomia? Isterectomia? Che ne dici di... Stai fermo e non fai più casino? Papà, sapessi cosa sta succedendo. Ehi,
Ma non sapevo che qua dietro ci fosse qualcosa. Casa, dolce casa. Dogmeat, stai calmo prima che questo usi la sega. Siamo già arrivati, eh? Addirittura la porta aperta. Cos'è? Mi aspettavi? Sapevi che prima o poi sarei tornato, vero? Che ne dici di parlare civilmente? Bene, vedo che hai deciso di tornare. La polvere e le rovine della zona contaminata ti hanno stancato? Hai rinunciato a cercare papà? Pensavi di rinfilarti qui dentro come se niente fosse? Beh, è un vero peccato. Non hai futuro in questo vault, ormai l'esterno ti ha contaminato. No, sono solo qui per ridarti un po' di buon senso, senza cercare di farti del male. Dimmi la tua versione di questa storia. E io che mi aspettavo che avessi un sacco di proiettili, e sfacciataggine, e poco cervello. La fuga dal vault forse ti già, ha fatto più di quanto credi, fratello. Mi pento per i tragici eventi di quella notte, ma temo che dopo la partenza di tuo padre fossero inevitabili. La triste verità è che le sue azioni rappresentavano una vera minaccia per il successo futuro del Vault. Così, purtroppo, hanno certo. dovuto essere fermate. Non è che hai perso la situazione di mano e quindi ora non sai come sistemare le cose. No, 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 è colpa di qualcun altro. Hai ragione. Le tue non erano solo minacce, parli lo sappiamo. Parli come qualcuno che non ha mai dovuto prendere decisioni difficili. Come qualcuno che non ha mai dovuto comandare. Oh, ma adesso comando Jonas, la mia vita. Volevo andare con tuo padre. La loro fuga avrebbe portato anche altri a seguirli. In men che non si dica, metà del Vault se ne sarebbe andato. La nostra casa, l'ultimo baluardo puro e sicuro dell'umanità... Puro un paio di palle. ...sarebbe stata ridotta a un pugno di vecchi irriducibili. Troppo pochi per continuare. Fratello, lo sai che io sono nato fuori di qui. Quindi la purezza non è un fattore qui. Non dovete essere isolati per tenere al sicuro la gente. E cosa ti dà questa certezza? Non puoi pensare così dopo tanto tempo in quell'inferno. Nessuno di loro sa com'è là fuori. E è molti vero. Morirebbero. Poi morirebbero anche gli altri. Non voglio mettere a rischio le vite di tutti per un paio di persone che vogliono fare una vacanza nella zona contaminata. Mi capisci, vero? Ti capisco. Ma se la tua preoccupazione sono i rifornimenti o... sinceramente la gente che possa tornare e andare da questo posto, ci sarà una soluzione per questa volta. Per sistemare i casini che hai iniziato tu? Forza, illuminami. I casini che ho fatto io sono solo una conseguenza delle tue di azioni. L'unico modo per andare avanti è aprire il volta. Ed è giusto che lo sai. Oh, davvero? Cosa ti fa pensare di sapere come proteggere al meglio questo Vault? Mi hai visto? Lo sai benissimo che non potete sopravvivere per sempre qua sotto. Siete in 4 gatti e 3 di questi sono vecchi. Lo ammetto. Nei 200 anni dopo la guerra siamo diminuiti un po' di numero, ma per qualche generazione abbiamo avuto sufficiente diversità. Beh, questa diversità è finita, mi dispiace. Mio Dio, hai ragione. Non dureremo per altri 100 anni, che abbiamo o no dei rifornimenti dall'esterno. Già. Siamo l'ultimo baluardo di umanità pura e siamo condannati. Evolversi è la soluzione. Non perdere la speranza. Neanche adesso. Neanche io l'ho persa. Ho perso mio padre. Volevo ucciderti, ma non l'ho fatto. Siamo qui e stiamo parlando. Vorrei poter condividere il tuo ottimismo, ma suppongo che le tue chiacchiere siano sostenute da una convinzione. L'esperienza. Le mie azioni invece non salveranno la missione del Vault. Ma se li lascio entrare in contatto con il mondo esterno, potrei salvare i suoi abitanti. Esatto. Non sono io che li guiderò in questa impresa, però mi dimetto da soprintendente. Dirò ad Amata che nessuno potrebbe essere meglio di lei come leader. Beh, sì, ma spero che Amata prenda la situazione nel modo giusto. Il Vault è venuto in contatto con l'enclave. Sono arrivati fino a qua, quindi sapranno che vengo da qui. Hanno cercato di rintracciare me e mio padre fin dall'inizio. Amata, tutti, ascoltatemi attentamente. Dopo aver parlato con il vostro amico, ho preso una decisione importante. Meno male. Nel tentativo di tenere tutti al sicuro, forse sono stato troppo zelante. Abbiamo perso delle vite, ma quel che è peggio, sono state troncate delle vite. Con i miei tentativi di tenerti al sicuro, ti ho impedito di crescere. So di aver commesso degli errori e li rifarei se dovessi. È per questo motivo che non posso continuare ad essere il soprintendente. Padre! Amata,
Ti nomino soprintendente al mio posto. Hai dimostrato di avere quello che ci vuole per prendere decisioni difficili per il bene del Volto. Mi dispiace non averlo capito prima. Consideralo uno dei tanti errori che ho commesso. Porca troia! Farò del mio meglio per tenere tutti al sicuro, all'interno del Volto e fuori. Prego, tesoro. Ora, se mi perdoni, mi sento piuttosto esausto. Beh, vai a riposarti, va. Ci occuperemo presto dei dettagli, in privato. Fino ad allora, sono certo che qualcuno sta aspettando di congratularsi con te. Già, se permetti. È bello rivederti. È bello sapere che ora sei il sovrintendente. L'ho appena saputo. Mio padre dice che si dimetterà da soprintendente. Non vuole dirmi perché, ma immagino che sia per qualcosa che gli hai detto tu. Eh già, adesso sa dove ha sbagliato. Tu e lui? Civili? Mi aspettavo che cambiassi nella zona contaminata, ma non così tanto. Ah, non immagini neanche quanto sono cambiato. Un po' di più sull'esterno, no? In veste di nuovo soprintendente, sto progettando di aprire il Vault. Per sempre. Mi sembra una buona idea. Una nuova giornata per il Vault. Ma temo che qualcosa dovrà ancora cambiare. Ho una brutta sensazione. Che cosa? Ci sono ancora un sacco di cose da sistemare. E molte brutte sensazioni. Alcune persone danno ancora la colpa a te per quanto è successo. Ma va? Che novità? Per questo ti chiedo di andartene. Mi spiace, ma la situazione è troppo delicata perché tu rimanga. Se davvero vuoi aiutare il Vault, devi andare. Vabbè, se è quello che volete. Buona fortuna, amata. Non potremo mai ringraziarti abbastanza per tutto quello che hai fatto. Non è molto, ma prendi questo per ricordarti di noi. Ci vorrà un po' prima che siamo davvero pronti a uscire. Ma quando il Vault avrà riacquistato stabilità, forse ci vedremo fuori. Per il momento dobbiamo salutarci. Ma con un po' di fortuna ci incontreremo di nuovo. Lo spero. Beh, ti ho già salutato una volta, amata. Sai, egoisticamente parlando, speravo che ti unissi a me. Addio, amata. Spero un giorno di rivederti. Andiamo, Dogmeat. Non riceveremo ringraziamenti per questo. Simpatici. L'importante è saper di aver fatto la cosa giusta. Ho un senso di déjà vu, ma questa volta la guarderò la porta chiudersi. Non le volterò le spalle.